Torniamo a noi. Il contenuto, dicevamo, è la parola di Dio rettamente compresa, perché se non viene compresa rettamente sono guai. Quali sono i guai? E adesso vediamo. Questo è un testo che alcuni di voi conoscono, altri no. Capitolo terzo della seconda lettera di Pietro. Versetti dal 14 al 16 compresi. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fine del mondo, che non arriva, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, cioè il fatto che Dio non mandi la fine del mondo adesso, ma aspetti, consideratela come salvezza. Vi dà il tempo per convertirvi. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono punti difficili da comprendere, già per loro, che gli ignoranti e gli incerti, parentesi, nella fede, chiusa la parentesi, travisano, al pari delle altre scritture, per la loro propria apoleia, rovina eterna. Vi è chiaro? Non c'è scampo. Quindi, quando si chiede la parresia a Dio per testimoniare la fede, e testimoniare la fede significa proclamare in maniera corretta la sua parola, e bisogna che ci sia questa conoscenza corretta della parola. Altrimenti succede come certi predicatori radiofonici liberano sdomini. Ma io sono ormai vaccinato, ma le persone che ascoltano e ci credono vanno a finire nei guai, perché quello non è il cristianesimo. È la caricatura del cristianesimo. Capite che c'è differenza tra il ritratto del cristianesimo e le caricature? Io forse ho la fortuna che, provenendo dall'ateismo, ho un naso un pochettino particolare per capire subito ciò che è autentico da ciò che è paglia, che non vale niente. Però come prete mi dispiace che la paglia venga fatta passare per oro, perché poi la gente, prima o dopo, si ribella. Quando si accorge che non gli è stato dato un cibo sostanzioso, quando si accorge che non sta entrando in dialogo con Dio, ma con un fantasma, con un idolo, la gente si ribella. E quella ribellione per davvero può portare a una mancanza di fede, se non addirittura al rifiuto della fede. Perché le persone si sono sentite imbrogliate. E non c'è niente di peggio di sentirsi imbrogliate in ciò che noi riteniamo più sacrosanto nella nostra vita. Il nostro io più profondo, che gioca la sua esistenza su un dialogo con Dio. Ma quel Dio che ci è stato presentato non c'è. E allora con chi ho dialogato io? Con le mie paure? Con le mie fisime? Quando il mondo biblico vetero-testamentario dice non farti un'idea di Dio, non è perché sposa il nulla del mondo buddista. Ma la teologia biblica intende dirti
Fatti un'idea di Dio, ma sii elastico, perché fin quando c'è storia, Dio ha uno scenario per manifestarsi per ciò che non si era manifestato prima. E quindi se tu ti fai un'idea di Dio chiusa, un'immagine di Dio cristallizzata, una statua, una pittura, un concetto, non c'è più spazio per la novità di Dio. Cioè Dio, tu proibisci a Dio di manifestarsi in tutta la sua ricchezza. È come se tu costringessi Dio ad entrare dentro per quel tubo che tu gli hai messo a disposizione. No! Fin quando c'è storia, Dio ha la possibilità di intervenire nella storia come meglio gli piace. E tu non devi essere prevenuto. Questo errore l'hanno fatto gli ebrei nei confronti di Gesù Cristo. E lo hanno ammazzato. Ci siamo? Bene. Qual è il contesto storico-letterario del fatto narrato? Questo primo impatto che la comunità cristiana ha avuto con le autorità giuridico-religiose di Gerusalemme. Questo è il fatto storico narrato. Le quali autorità non trovavano niente di giuridicamente perseguibile per poter dire a costoro state zitti e non predicate Cristo risorto, perché i fatti c'erano. Se non ci fossero stati, i sinedriti avevano in mano uno strumento giuridico per distruggere in maniera devastante questo cristianesimo nascente. Ma purtroppo non potevano. Come? Non avevano la televisione? Già. Qual è invece il contesto storico-letterario del testo narrante? Basta ricordare il processo di Paolo e la comunità di Luca. Il processo di Paolo. Tu, giudice, quando ascolterai Paolo, ascolterai uno che ragionerà secondo un determinato modo, che non è quello del diritto romano. Ma il modo con cui ragionerà Paolo è quel ragionamento che proviene dai valori che Dio ha proposto attraverso la sua parola. E quindi certe logiche del potere in Paolo non le troverai. Certe logiche del compromesso in Paolo non le troverai. Contesto storico-letterario del testo narrante a livello di Luca è la comunità. La comunità sarà povera, forse anche illetterata, ignorante, ma è una comunità che anche con la sua rabbia sociale comunque cerca di testimoniare questa parola di Dio. Allora, se tu, società, sei intelligente, sai scindere quello che è dovuto alla rabbia dell'ingiustizia sociale da quello che è il messaggio di fondo che ti porta ai valori di Dio. Difficile? Non è difficile, dai. Non è difficile. Una di queste lezioni vi farò una lezione difficile, poi saprete che cos'è il difficile. Andiamo all'ultimo brano. Siamo alla linea 112. Rimase 2 anni interi, questo è Paolo, in un ambiente preso a pigione e riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo. Dunque Paolo ha fatto il naufragio, è arrivato a Malta, ha svernato, poi è ripartito, naturalmente sempre prigioniero, è sbarcato a Pozzuoli, la comunità di Napoli cristiana accompagna
Paolo fino alle porte di Roma. Paolo arriva a Roma, prende un appartamento in affitto e in questo appartamento, lui ha il domicilio coatto ovviamente, lui riceve le persone che vanno da lui, riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo, annunciando il Vangelo del Regno e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con piena libertà, con parresia e senza ostacoli. Capite che allora qui non c'è più solo la parola di Dio come contenuto della parresia, ma c'è il Vangelo del Regno. Voi dite che differenza c'è, dopo ve lo spiego. E insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Il Vangelo del Regno non si identifica necessariamente con la parola di Dio scritta. Se vi ricordate, c'è un episodio nella vita di Gesù molto interessante. C'è un maestro della legge, un rabbino come Gesù dunque, il quale rivolgendosi a Gesù, e quindi questo rabbino riteneva Gesù più bravo di lui, perché mai un rabbino interroga un altro rabbino se non c'è questa considerazione, e gli dice: Rabbì, maestro, qual è il massimo dei comandamenti? E Gesù gli risponde con la risposta che conosciamo. E la considerazione di questo dottore della legge, di questo rabbino, è la seguente. È vero, dice, amare Dio, il prossimo e se stessi è superiore a qualunque sacrificio e olocausto. Traduciamo. Il vero culto è amare Dio, amare se stessi e amare il prossimo. E Gesù gli risponde: non sei lontano dal regno. Questo tizio è un maestro della legge, è un ebreo, non è un cristiano, non è un discepolo di Gesù. Eppure Gesù dice a lui: guarda che tu non sei lontano dal regno. Ora, predicare il regno non significa solo e unicamente annunciare la parola, ma significa anche indicare dove questo regno di Dio si sta facendo presente nella nostra storia. E quindi la parresia viene applicata anche alla interpretazione della storia fatta alla luce della parola di Dio. Una ragazza resta incinta, i genitori suggeriscono di abortire, lei dice no, il bambino me lo tengo, vado fuori casa, mi arrangio, troverò un lavoro, farò qualche cosa, ma io il bambino me lo tengo. Reazione della comunità cristiana di 50 anni fa. Reazione della comunità cristiana di oggi. È diversa? Certamente non viene approvato il fatto che questo bambino non abbia un padre, però come reagisce la comunità cristiana di fronte ad una donna che dice no, voi mi proponete di abortire, io non lo faccio, lo tengo, lo faccio nascere, è mio figlio, merita la vita. Capite che ci piaccia o meno, c'è una conversione nella comunità cristiana. In che cosa? Dove ci stiamo convertendo o in che cosa ci siamo almeno in parte convertiti? Noi stiamo rispettando le persone. Guardate che 50 anni fa la persona veniva massacrata. Che ci piaccia o meno, il Concilio Vaticano II non è capitato in vano.
mal interpretato, mal adoperato, avrà combinato anche disastri. Ma guardate che sta cambiando la testa. Parlo della comunità cristiana, non sto parlando della comunità sociale, che è un'altra cosa. Ma noi cristiani stiamo lentamente recuperando alcuni valori che ci fanno toccare il regno in questo mondo. È lo stile che Cristo aveva di rispettare le persone. Vai a chiamare tuo marito, non ho marito. Hai detto giusto, sei stata veritiera. Gesù non le dice sei una... Mi spiego? Non glielo dice. Dice apprezzo la tua sincerità. E lì si ferma. La persona non si tocca. Puoi dire che il gesto non funziona. Però apprezzi l'altro, quello che ha mantenuto la vita, e dice me lo tengo. Ma la persona non la tocchi. Ieri sera ho parlato con un mio collega, un caso, successo alla periferia di Pordenone. Padre e madre, nasce il bambino, il padre ha già l'amante e abbandona la moglie. La moglie resta sola con il bambino. La moglie dice, io voglio battezzare il piccolo. Tu ti opponi, tu del piccolo fai quello che vuoi, tanto io ho già un'altra famiglia. Presentato il caso a un prete, il prete ha detto di no. In nome di che cosa? Non voleva battezzare il bambino. Ma in nome di che cosa? Tu non puoi battezzare il bambino quando uno dei genitori si oppone. Allora non si può. Ma se nessuno si oppone, basta che attorno al bambino ci sia una persona che può educarlo alla fede. Non ci sono santi che tengano, perché il battesimo diventa un diritto a quel punto. Non è una concessione che la Chiesa fa, ma è un diritto che la persona ha. Capite la differenza? E quindi non ci sono né parroci né monsignori che possano opporsi a questo. E la curia ha dovuto intervenire con un po' di pesantezza, battendo il pugno e dicendo tu guardati bene dal mettere queste proibizioni. È interessante. Se voi cominciate a leggere la storia che ci sta avvenendo, è faticosa e ancora, direbbero i latini, lutulenta, piena di fango. Ma guardate che tante cose belle si stanno muovendo da 40 anni in qua. È un cambio di mentalità. È il regno di Dio che si sta facendo presente. Almeno in un aspetto che prima la cristianità non aveva. Prego. Basta, anche se la madre non è credente e la madre accetta che il bambino sia battezzato, la Chiesa non può battezzare se non c'è nell'entourage del bambino almeno una persona che poi si incarichi dell'educazione. Per l'amor di Dio, lei faccia quello che ritiene più opportuno, ma il diritto canonico dice no. Se c'è opposizione esplicita, se è implicita non succede niente. Ma se è opposizione esplicita è un problema, perché il figlio è di tutti e due. Dopo lei fa quello che ritiene più giusto. Oh sì, beh, in articolo mortis, guardate che c'è l'espressione tecnica, in articolo mortis qualunque diritto viene sospeso, cioè qualunque norma del diritto viene sospesa, ammettiamo. Che io sia un prete spretato, io vengo inibito
nei miei poteri sacerdotali, cioè la Chiesa mi dice tu non puoi celebrare, non puoi confessare, non puoi fare più niente. Sei laico a livello comportamentale come tutti gli altri, sebbene il carattere sacerdotale ti resti, ma tu non puoi esercitare. Sto correndo in autostrada, succede un incidente, c'è uno moribondo, la Chiesa gli dice tu sei obbligato a dargli la soluzione, ma come, mi avevi inibito in tutto? E no, in articolo morti salta tutto. Perché il principio del bene della persona supera qualunque tipo di legge. Questi sono casi estremi. Per esempio, non lo so, conviventi, divorziati e risposati, non possono accedere alla confessione e alla comunione. In articulo mortis sono dispensati da tutto. Cioè, uno sta per morire, io lo assolvo, anche se è stato convivente fino a quel momento lì, gli do la comunione lo stesso. Perché quando si è in quella fase lì finale della vita, qualunque tipo di legge ecclesiastica scompare, perché diventa preminente il bene della persona. Stiamo andando oltre l'ora, eh? Esiste tutta una serie di elementi che non fanno parte dell'annuncio del Vangelo. Se mi metto a discutere sulla storicità di Gesù e comincio a parlarvi di Giuseppe Flavio, di Tacito, capite che cosa ha a che fare col Vangelo? Niente, però è legato alla persona di Gesù. In chiunque, anche un musulmano. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è la cosa più semplice di questo mondo. Addirittura nella Chiesa antica si diceva io ti battezzo nel nome di Gesù, punto. E lo può fare chiunque, anche un ateo. È troppo. Sì, è giusto, ma non sempre avviene. Però il battesimo è valido. Grazie di tutto. Arrivederci.